Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, giù pure le bandiere del movimento. Qua ci sono persone che hanno purtroppo, lo dico io, votato un altro partito, ma noi siamo qui essenzialmente per queste ragioni. Uno, più continuiamo ad alzare la voce, più ci saranno possibilità che i risparmiatori truffati possano recuperare fino all'ultimo centesimo. Uno, per cui è molto importante essere qui. Due, stiamo facendo delle proposte concrete. Abbiamo invitato anche la ministra Boschi oggi in piazza qui, non è voluta venire. Sono settimane che forse per senso di vergogna non si presenta nella sua città, però gli facciamo pervenire quelle che sono le proposte del Movimento 5 Stelle. Uno, devono pagare i responsabili tutti, in questo paese non paga mai nessuno per il dolore di tanti cittadini. Due, la Banca d'Italia deve tornare pubblica, nazionalizzata, deve essere controllata dai cittadini e non dagli istituti privati. Fateci caso, appena il Movimento 5 Stelle ha iniziato a fare delle proposte sulla sovranità monetaria, sulla rinazionalizzazione di Banca d'Italia, sono ritornati gli attacchi osceni di questo sistema mediatico, dittatoriale, partitocratico, massonico che ci ha tolto regolarmente i diritti, però ci dà in cambio dei bonus. Ma vedete che succede? Questi ci vogliono inginocchiati a ringraziarli perché ci danno delle mancette, dei bonus, quando dovremmo stare quotidianamente in piedi, a testa alta, semplicemente a chiedere quello che ci spetta, i nostri diritti, non sono bonus. Le banche d'affari e le banche commerciali devono essere separate, così un cittadino qui d'Arezzo mettere soldi in una banca commerciale sa che questa banca dà credito alle imprese, alle famiglie per mettersi su casa, ai giovani per fare una start-up e non emigrare in India, come vogliono farci, dove vogliono farci andare. E vedrete che le banche così non falliranno se la Consob non fosse in conflitto di interessi, se Banca d'Italia non fosse in conflitto di interessi con gli istituti privati. Ma come può fallire una banca? Come può fallire una banca nel 2016? Com'è possibile? È possibile perché Banca Etruria e tutte le altre banche, da questi comitati d'affari, da questi clan che si chiamano Renzi e Boschi, sono clan, non sono famiglie di politici. Queste banche sono state spolpate come? Dando quattrini a destra manca agli amici degli amici, anche alle fondazioni bancarie legate a Renzi. La stampa questo dovrebbe cercare. Quanti quattrini ha preso Renzi, le fondazioni del tesoriere, come si chiama il tesoriere? I Bonifazi, sta gente, quanti soldi ha preso da Banca Etruria, da queste altre banche? Verdini cosa c'entra? Ma è Renzi che controlla Verdini o è Verdini che controlla Renzi in questo paese? Renzi è diventato sindaco di Firenze grazie a Verdini e Berlusconi, oggi Berlusconi gli dà il regalo Verdini. Verdini gli dà i voti alla schifosa riforma costituzionale che si chiama Boschi e il giorno dopo ottiene delle poltrone importanti in Senato. E quella bella personcina di Papa Boschi, no, perché il ministro a me mi ha detto una bravissima persona, andava a piedi al lavoro e che sa, solo lui da piedi al lavoro. Quella bella personcina qualche anno fa aveva dei problemi in Banca Etruria, diventato tra l'altro vicepresidente dopo che la figlia diventa ministro, e chi va a chiedere una mano a quel Flavio Carboni, massone, amico di Licio Gelli, altra persona che abitava qua vicino, condannato per il crack del Banco Ambrosiano, quello per il quale hanno suicidato Roberto Cambi e sotto inchiesta per la P3 insieme a chi? A Dell'Utri in carcere e a Verdini, il nuovo padre costituzionale. Ma che paese siamo diventati? Ci tolgono quotidianamente il diritto alla salute, il diritto al risparmio, il diritto all'istruzione, però arriva il bonus 80 euro, il bonus, non lo so, 30% ai risparmiatori truffati. E sono sempre gli stessi clan. E poi fanno finta, ci fanno credere che stanno contro le banche, contro la Banca Centrale Europea. Ma il bail-in, che cos'è il bail-in? Il bail-in significa che un domani, quando questi truffatori, questi farabutti continueranno a spolpare le banche come hanno fatto con MPS recentemente, altra banca riconducibile al Partito Democratico, utilizzeranno i risparmi dei cittadini, delle imprese. Uno dice, ma 100.000 euro? Mica tutti hanno più di 100.000 euro, ma un'impresa che lavora da 40 anni non ha 100.000 euro in banca. E questi soldi verranno prosciugati per salvare qualche banchiere che ha fatto loschi affari anche con la parte peggiore della massoneria, che mi dispiace, ma per me è un onore poter denunciare lo schifo che ha fatto la massoneria anche in questa terra. L'ex direttore, no, il Corriere della Sera, le porto gli disse, parlando di Renzi, stantivo odore di massoneria. E questi per coprire le schifezze che fanno sulle banche,
le schifezze che fanno di ogni tipo, le lobby del petrolio che dettano legge, il cemento che detta legge, a Roma chi comanda sono i palazzinari, i cementificatori, per nascondere le loro porcate tirano fuori i casi del Movimento 5 Stelle, caso quarto, come l'hanno pompato, come l'hanno pompato. Sono esclusivamente per delegittimare l'unica forza fatta da cittadini per bene, che combatte da 3 anni contro tutto e tutti, contro la peggiore stampa di regime, contro le televisioni controllate dal governo Renzi, contro quei giornali sotto ricatto, perché Renzi gli dice: o tirate fango su 5 Stelle e dite che io sono di Gol, oppure vi tolgo i quattrini del finanziamento pubblico all'editoria. Ricatti, divini e sporchi ricattatori. Più alziamo la voce, più avremo la possibilità di recuperare questi denari. E prima mi diceva un negoziante di Arezzo, il problema non sono soltanto le persone truffate appunto dai pezzi grossi di banca Etruria, oltretutto certi reati commessi da grandi banchieri fanno sembrare i reati dei boss di Mafia Capitale, l'organizzazione criminale nata grazie al Partito Democratico Romano, dei reati da rubagalline. Quanti miliardi si sono rubati su MPS? Che cosa sarà, me lo dice sempre Alessio Villarosa, nuova Banca Etruria? Chi se la comprerà nuova Banca Etruria? Qualcuna di queste grandi banche? Quello che vogliono è far sparire una serie di banche, le banche che hanno dato il credito, le banche popolari, le banche commerciali, e centralizzare il potere in poche banche. Quelle stesse banche che vennero poi tutelate e sostenute economicamente con quel decreto in Banca d'Italia, vi ricordate? Anni fa, quando ci siamo opposti, sapendo che i nostri soldi andavano agli istituti di banche private che controllano appunto Banca d'Italia. Vi ricordate quanto ci hanno attaccato perché siamo scesi con forza in Parlamento, alla Camera dei Deputati, per tentare di bloccare uno scemo decreto che dava soldi nostri alle banche private, e la Presidente Boldrini applicò la ghigliottina quel giorno, ci tolse la possibilità di opporsi. Una parte di opinione pubblica ci criticò, ma questi grillini come ci chiamano, no? Ma fanno troppo casino in Parlamento, stavamo difendendo i vostri soldi, quello che continuiamo a fare ogni giorno, difendere i soldi dei cittadini. E io lo dico agli scettici, più troverete pagine di fango verso il Movimento 5 Stelle, più dovreste votare 5 Stelle, perché più ci attaccano, più significa che hanno paura. Più spaventano e più significa che sono spaventati delle persone per bene che sono in Parlamento senza un lobbista, un massone, un mafioncello, un prenditore, non un imprenditore che ci ha dato i quattrini. Io sono entrato in Parlamento e ho speso 144 euro di campagna elettorale, non devo dire signor sì a nessuno. A nessuno. Io mai avrei pensato che il partito no democratico che viene da Berlinguer fosse diventato peggiore del peggior partito berlusconiano. Questi ci prendono in giro proprio perché dicono di essere di sinistra. Uno pensa, ma ti pare che un partito di sinistra fa questo? Fa peggio, perché più a questo alone, no, di superiorità morale rispetto agli altri, io vengo da Berlinguer. Oggi hanno a che fare con, ripeto, con che cosa sta succedendo in Emilia. Che sta succedendo? I legami tra l'Andrangheta e il Partito Democratico in Emilia, con anche gli appalti, il ministro Del Rio che non sa nulla, di sindaci ai quali che comprano casa d'arrestati nell'operazione Emilia. Il crimine organizzato si è fatto Stato in questo paese. Ecco, il 5 Stelle vuole che il cittadino si faccia Stato. È questo il concetto. C'è qualcuno scettico, dice Grillo, Casaleggio, ma non lo vedete che questi ci provano solo quotidianamente a distogliere l'attenzione dalle questioni importanti? Ripeto, ci tolgono quelli che sono dei diritti costituzionali. Costituzionale, il diritto a un po' di salute, a un'aria pulita, a mangiare bene, ad avere una casa, un tetto, a vedere i propri figli felici che possano crescere in questo territorio, un pensionato che possa campare con la pensione e non fare la fame con 400 euro al mese, un cittadino che dopo 40 anni di risparmi mette questi soldi in Banca Etruria e gli garantiscono che sono titoli assolutamente sicuri, tranquillo, ma figuratevi, prendo proprio in giro, io ci conosciamo da 30 anni e dal giorno all'altro, senza che il governo abbia detto nulla, vede i propri risparmi sparire. E ripeto, i negozianti qua che il Natale hanno passato qui ad Arezzo, con questo timore collettivo, giustamente, di queste banche che ci hanno rubato tutto, a cominciare dalla sicurezza. Qua si tratta di sistema e la sicurezza.
pizza, il presente e il futuro, e tanti, tanti commercianti qui hanno passato un Natale d'inferno, non hanno venduto nulla. Vedete come la reazione è a catena, è circolo e vizioso. E io mi devo sentire queste persone che difendono il padre, il papà perfetto, un papà per bene. E scusate, questo magistrato, la magistratura, la politica che parla della magistratura è sempre negativo, per l'amor di Dio. Ma io voglio capire, ma questo magistrato che dice che non conosceva il padre della Boschi, non dottore, in Parlamento l'ho chiamato dottor Boschi, non è dottore. E poi si scopre che lo archiviò anni fa, tra l'altro una vicenda anche quella oscura, pare che stavi in affari con una persona anche vicino all'ambiente dell''Ndrangheta. Ma come, non lo conosceva? E questo giudice è diventato procuratore qui ad Arezzo dopo aver archiviato la famiglia Boschi. E è consulente del governo Renzi. Scusate, cioè, per l'amor di Dio, la magistratura è sacra, indipendente, però io non so se questo giudice oggi è al di sopra di tutti i sospetti. E io voglio che un magistrato che debba indagare per far recuperare denari ai cittadini truffati sia al di sopra di ogni sospetto. Punto. Ci scoliamo, combattiamo da 3 anni, combattiamo, stiamo provando a dare un'idea di Stato differente. Sembra un esempio il fatto che ci tagli agli stipendi, ma il concetto è il microcredito alle imprese. Qui le banche non danno un quattrino all'impresa, lo danno solo se ti chiami Renzi, Boschi, compagnia bella. E noi con i nostri soldi stiamo mandando avanti con il microcredito migliaia di imprese in Italia. Abbiamo poco, abbiamo 2 lire, sono i soldi dei nostri stipendi, quello che per legge ci spetterebbe, ce lo potremmo tenere, le domeniche potremmo stare a casa con le nostre famiglie, con i nostri amici, stiamo sempre in giro, nelle piazze, senza scorta, a parlare di idee, di proposte. Dateci un'occasione, comunque qua non è un comizio elettorale, non voglio parlare troppo del movimento, voglio dirvi quelle che sono appunto le nostre proposte. I dividendi che Banca d'Italia garantisce, elargisce alle banche private devono andare a questi risparmiatori. E questi risparmiatori non si devono accontentare di un bonus del 20% così in campo. Se ci iniziamo ad accontentare e ad accettare mancette al posto di diritti, il sistema vince. Dobbiamo essere molto compatti. Noi staremo sempre al fianco dei risparmiatori, faremo un tour importante in tutte le zone colpite dal decreto salva banchieri e ammazza risparmiatori. È importante essere compatti, che siamo cittadini 5 Stelle, dei partiti, non me ne interessa nulla, compatti. Qua si tratta solo di difendere diritti, diritti e la carta costituzionale. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Spero che il ministro Boschi si presenterà in questi giorni, non ha detto una parola, si è discolpata, ha parlato del padre, delle origini umili, una parola in faccia a me, veramente di cuore, a sostegno della gente truffata, nulla, freddi, glaciali, sono clan freddi, glaciali, entrati in politica per portare avanti quelle idee di Diciogeli, della P2, una a una le stanno facendo, ripeto, con la compiacenza di un sistema mediatico. Io li capisco, alcuni giornalisti che pur di difendere un posto di lavoro devono assolutamente elogiare Renzi anche quando non può mai essere elogiato, ma vi dico che forse difenderete il posto di lavoro vostro, ma state pregiudicando il posto di lavoro dei vostri figli. Io questo lo voglio dire ai giornalisti con chiarezza, con educazione, con rispetto. O si alza la testa, i primi che la devono fare sono quelli che devono fare le pulci al potere. Trattate tutti gli altri come trattate il 5 Stelle. Noi non vogliamo favoritismi. Fateci le pulci, ma fateli anche ai decreti legge di Renzi. Fateli alle liste del PD sporche. Fateli all'Emilia Romagna dove il PD ha dei problemi grandi come una casa con l''Ndrangheta. Trattate gli altri come trattate noi e vedrete che questo paese sarà molto più pulito. Grazie a tutti e buona domenica.